Il danno provocato al monumento in legno che simboleggia lo scheletro della prua di una barca sul lungomare di Sassonia ha tutte le caratteristiche per essere classificato come un inqualificabile gesto vandalico, preoccupante segnale di inciviltà e di stupidaggine. Inizia così una nota firmata dall'assessore Cristian Fanesi che ha comunicato la denuncia alle forze dell'ordine avanzata dall'amministrazione comunale dopo il fatto avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio Il comune oltre a delimitare il monumento per ragioni di sicurezza provvederà anche al suo ripristino e l'opera che è dedicata alla vita marinara, spiega Fanesi, rappresenta un segno tangibile della riconoscenza verso uno dei più tradizionali aspetti della nostra collettività. Simili azioni inqualificabili, conclude la nota, oltre a deturpare l'arredo della nostra città, non fanno altro che sottrarre risorse finanziarie che altrimenti si sarebbero potute destinare ad altri interventi, d'accordo con lui diversi cittadini. Triste perché non ha senso andare a rovinare una struttura no, bella che arreda questa bella passeggiata. Peccato, purtroppo ci sono persone che fanno di questo. Oh, il solito, solito bravante di, di chi non ha altro da fare, <coughs> scusi, oppure pure pensa di fare, fare dei dispetti alla gente senza, senza avere ragione. Cioè. Non ci sono parole per definire un'azione del genere, obiettivamente. Secondo altri, invece, non si tratterebbe di un atto vandalico. Questo è successo la notte dell'ultimo dell'anno. Sì, esatto. Perché era... il giorno avanti sono passato col cane, non era così? No. Ma non so se poi è stato il vento o se l'hanno scardinato, perché alcune corde già erano rotte. Io avevo già denunciato a dei vigili che erano qua, che c'erano due tiranti che erano rotti. Per cui io ho detto che quella lì è anche pericolosa però era rimasti sempre coi due tiranti rotti, adesso stamattina vedo questo, però lì comunque è stato il vento secondo me.